Raccontiamo belle storie che riguardano ragazze e ragazzi giovanissimi, perché siamo dai 20 ai 25 anni, più o meno la mia generazione, che quando hanno letto la prima bozza del PNRR, il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, che sarebbe più o meno la bozza che il governo italiano ha presentato per quanto riguarda la spesa dei fondi del Next Generation EU, si sono resi conto che troppo poco, una parte troppo piccola di quei fondi era destinata a politiche giovanili e politiche del lavoro. Allora si sono organizzati, hanno scelto di mettersi insieme e lanciare una petizione che si chiama Uno non basta. Questa mattina ce ne parla Margherita Carusi, che è con noi. Margherita, buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, la vostra petizione, che tra l'altro si trova su change.org, intanto in una settimana ha raggiunto oltre 50.000 firme, quindi intanto complimenti a voi. Voi dite, l'1% di questi fondi a noi non basta. Ora, va detto che comunque la ripartizione è ancora una bozza, in altre voci potrebbero capitare fondi che comunque indirettamente riguardano i giovani, ma qual è la vostra richiesta? Cosa volete far sapere al governo italiano? Allora, Uno non basta nasce con l'idea di chiedere al Presidente del Consiglio Conte e tutto il governo che questo 1% diventi il 10%. Poi in realtà sono sincera, in questi giorni ovviamente ne sto parlando tanto con tante persone e c'è chi addirittura mi risponde ma dovresti chiedere il 100%, perché un paese che non riparte dai giovani, insomma, dove vuole andare? Quindi tutto dovrebbe partire da lì. Ma diciamo che in modo più o meno significativo, perché già arrivare al 10% sarebbe un grandissimo traguardo, dall'1 stiamo cercando di arrivare appunto al 10%. Come hai detto tu, è impressionante la velocità con cui tutto questo è successo, perché siamo nati il 30 di dicembre, oggi è l'8 e siamo già a 50.000 firme. Questo non solo ovviamente personalmente è molto entusiasmante, ma effettivamente ci dà la misura con cui effettivamente questo tema è molto sentito, non solo dai giovani ma da tutto il paese, diciamo, tout court. Innanzitutto, guarda Margherita, i miei complimenti, ma anche solo per il semplice fatto che vi siete letti tutte queste bozze, complimenti, perché avete scelto, non lo so, così sorteggiato a caso uno sfortunato del gruppo che ha dovuto leggerseli, oppure tutti di buona lena hanno letto e controllato tutti i DPCM, funziona così? Abbiamo tutti più o meno compiti più o meno ingrati, però insomma. No, al di là delle al di là delle battute, no, perché anche a star dietro queste cose oggettivamente è un linguaggio, è un mondo decisamente complicato. Vorrei tornare su una frase che hai detto prima, no? Noi dovremmo chiedere il 10%, qualcuno mi dice chiedi il 100%, perché se non si riparte dai giovani dove si va? In questo quasi anno, diciamo così, di pandemia, dove sono stati messi secondo te i giovani? Penso soprattutto alle scuole, che in molte regioni non ripartiranno probabilmente neanche lunedì. Dove sono stati messi i giovani da parte della politica e del governo? Allora, ne approfitto per fare un mashup tra la battuta iniziale e questa domanda. Allora, io e tante delle persone con cui collaboro crediamo che i giovani, diciamo, il Covid-19 abbia evidenziato come i giovani siano spesso messi in panchina, non ascoltati, in cui si parla tanto di dibattito intergenerazionale, ma poi effettivamente ce n'è davvero poco. E proprio per questo, tra le due, diciamo, associazioni promotrici, sono proprio due associazioni che sono nate con questa mission, con questo ideale alle spalle. Quindi abbiamo da una parte Visionary Days, che è associazione appunto giovanile che si impegna per l'equità sociale e per la partecipazione attiva dei giovani, perché sì, è vero che ci sentiamo spesso messi da parte, ma è anche vero che dobbiamo essere noi primi a farci coinvolgere e diventare proprio protagonisti di questo futuro famoso, certo, che poi effettivamente sarà il nostro. E dall'altra parte invece Officina Italia, che è associazione nata proprio durante il Covid, da questo sentimento esattamente che ho espresso prima, quindi siamo a casa, siamo giovani, il futuro sarà nostro, possiamo contribuire alle sfide economiche e sociali che aspettano il nostro paese. E quindi questo sarà. Per quanto riguarda la scuola, mia opinione personale, credo che ci siano stati tanti altri paesi che ci hanno portato insomma esempi diversi e potenzialmente virtuosi. Sì. Trovo il tutto un po' molto triste, perché mi immagino io liceale che mi hanno, insomma, derubata di un anno di scuola che magari poteva essere gestita in maniera migliore.
Margherita, prima di salutarci abbiamo il nostro ultimo minuto. Noi nei giorni scorsi abbiamo dato uno sguardo al vostro profilo Instagram e voi avete chiesto alle ragazze e ai ragazzi che vi seguono: raccontateci la vostra storia da 1%. Ne leggo un paio perché sono davvero carine. Laurea magistrale, master e adesso sono retribuita in uno stage full time a 300 euro. 28 anni, 2 lauree, 4 lingue, 3 anni di esperienze mal pagate, adesso devo essere grata per un tirocinio. Laurea, master, 2 stage e adesso cerco lavoro. Queste sono le storie da 1%. Pensi in un flash che la generazione, la tua, la nostra generazione, quella che ha finito adesso di studiare o che si sta per laureare, troverà davvero una svolta, un rilancio da questi soldi? Io ci spero, perché effettivamente stiamo lottando per questo. Questa è una grandissima opportunità che probabilmente non ci ricapiterà più, ma questo non vuol dire che per i giovani sia l'ultima e sia l'unica. Io in primis mi sono messa un po' in prima linea a lottare per quello in cui credo da un anno. In un anno comunque di cose me ne sono viste passare sotto, certo, gli occhi, e quindi si può fare tanto. Certamente questa è un'opportunità enorme, quindi l'obiettivo è firmiamo, facciamoci sentire, cerchiamo veramente di smuovere questa allocazione. Stiamo parlando della petizione Uno Non Basta. Grazie a Margherita Carusi, che grazie appartiene a questo gruppo di giovanissimi. Buona giornata, grazie. Grazie a voi, grazie, ciao.